La camorra fa gli omicidi, fa le estorsioni, accanto agli omicidi e alle estorsioni fa la corruzione, cioè preferisce un pubblico dipendente comprarselo piuttosto che intimidirlo, per una ragione evidentissima: che tu, un pubblico dipendente, un sindaco, un assessore o chi altri, se te lo compri lo tieni fedele per sempre, se lo intimidisci evidentemente prima o poi, quando lui avrà la possibilità, proverà a allontanarsi. Se tu crei un rapporto sinallagmatico con lui, rendi più forte questo meccanismo, e quindi le mafie, che sono organizzazioni economiche, si chiamino Camorra, si chiamino 'Ndrangheta, si chiamino Cosa Nostra, hanno sempre utilizzato questo fenomeno corruttivo. Ma nella vicenda romana, che secondo me è paradigmatica ed è una vicenda molto simile a quelle che già da tempo si stanno verificando al nord, secondo me c'è un'inversione. Noi non abbiamo organizzazioni che fanno le attività tipicamente illecite, ma la caratteristica di queste organizzazioni è di svolgere in prima battuta l'attività corruttiva. L'allarme del Presidente Nazionale dell'Anticorruzione, Raffaele Cantone, circoscrive il salto di qualità proprio della corruzione riferita alla vicenda di Roma Capitale. L'intervento di Cantone non a caso segue quello del procuratore di Roma Giuseppe Pignatone, che su mafia e colletti bianchi ha invece sottolineato i corsi e i ricorsi storici ed ha voluto comunque segnare una linea di demarcazione tra la mafia e la corruzione, nella quale pure si infiltra la mafia. Al confronto ha preso parte anche il ministro della giustizia Andrea Orlando, che ha rinnovato l'impegno del governo. Tavola rotonda moderata dal responsabile della sede campana di Repubblica Ottavio Ragone, in sala l'assessore alla cultura del comune di Napoli Nino Daniele ed esponenti di primo piano della cultura, della magistratura e dell'avvocatura partenopea.